I dispositivi mobili ci tengono connessi al resto del mondo. Dal telefono viva voce e messaggistica di testo, all'audio Bluetooth e alla radio via internet tramite applicazione AA o Stitcher, la vostra Mazda è dotata di una tecnologia che vi permette di guidare in tutta libertà. Per iniziare, sarà prima necessario abbinare il vostro dispositivo. Se questo è il primo dispositivo che abbinate, lo schermo centrale vi porterà direttamente all'abbinamento. Se è già stato abbinato un dispositivo e si desidera aggiungerne altri, premere l'icona Comunicazione, selezionare Impostazioni, quindi Bluetooth. Quindi selezionare Aggiungi nuovo dispositivo. Sul vostro dispositivo Bluetooth localizzare e selezionare la voce Mazda. Verificare che il codice visualizzato sul vostro dispositivo corrisponda a quello visualizzato sullo schermo del veicolo. Quindi selezionare Sì per completare la procedura di abbinamento. È possibile accedere alla maggior parte delle funzioni di comunicazione premendo questa icona sulla schermata principale. Da qui, selezionare Contatti per chiamare un numero presente nella rubrica del telefono. Selezionare Preferiti per chiamare o gestire i contatti più utilizzati. L'opzione Registro chiamate può essere utilizzata per chiamare un numero già contattato. È possibile comporre un numero usando questa tastiera. Dopo aver inserito le cifre, selezionare questa icona per avviare la chiamata. Alcune lingue supportano anche i comandi vocali per effettuare una telefonata, premere il pulsante Conversazione e attendere la segnalazione acustica. Dire Chiama è il nome del contatto registrato che si desidera chiamare. Durante la chiamata, sullo schermo vengono visualizzate varie icone. È possibile, ad esempio, usare questa icona per trasferire una chiamata tra sistema Bluetooth e dispositivo mobile e viceversa. Selezionare questa icona per disattivare o attivare il microfono del veicolo. Selezionare questa icona per terminare la chiamata. La funzione SMS permette di inviare e ricevere messaggi nel veicolo. Se l'impostazione Notifiche SMS è attivata, si riceverà un avviso alla ricezione di un messaggio. Selezionare questa icona per visualizzare il messaggio. Molte sono le impostazioni a disposizione per personalizzare il sistema di comunicazione. Basta selezionare Impostazioni, quindi il particolare da regolare. Tenere presente che l'utilizzo di queste funzioni dipende dalla compatibilità del vostro dispositivo. Inoltre, è molto importante usare queste funzioni in tutta sicurezza. Alcune opzioni, quali l'abbinamento di un dispositivo, sono disponibili solamente quando il veicolo è fermo. Per ulteriori precauzioni e informazioni sul sistema di comunicazione del veicolo, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione.